La filosofia non è una materia di insegnamento, non è un campo del sapere che si trovi da qualche parte fuori dell'essere umano essenziale. La filosofia è intorno all'uomo giorno e notte, così come sono il cielo e la terra, anzi ancora più vicino di questi, allo stesso modo del chiarore che sta tra cielo e terra, ma che l'uomo quasi sempre trascura di vedere perché ha da fare solo con ciò che gli appare nel chiarore. Talvolta, quando fa buio, l'uomo fa esplicitamente attenzione al chiarore intorno a lui, ma proprio allora non se ne cura più, perché sa che il chiarore ritornerà. È un passaggio altamente evocativo di Martin Heidegger, un passaggio in cui il filosofo tedesco mette in luce essenzialmente la vocazione meditativa del filosofare, che sospende il fare pratico in cui quotidianamente siamo immersi, in una sorta di riflesso man, per dirla con lo Heidegger stesso, un sì, potremmo dire anonimo, impersonale, con cui agiamo in maniera irriflessa, tecnicizzata, meccanica, senza meditare profondamente sul mondo intorno a noi. Ed essenzialmente su queste basi che abbiamo smarrito la domanda fondamentale, la Seinsfrage, la domanda intorno all'essere. Ci siamo perduti negli enti e abbiamo smarrito nella dimensione ontica il problema ontologico fondamentale. Talvolta però, quando la giornata volge al termine, prendiamo coscienza, quasi per intuizione, del vero problema, della questione dell'essere, quando appunto si fa l'imbrunire, quando al momento vespertino della giornata si prende coscienza del vero problema, dell'essere, ma poi lo si abbandona perché tanto si è certi che risorgerà il sole, che il chiarore tornerà a farsi vivo. E da questo punto di vista si torna poi a essere immersi nel puro, diciamo così, tecnico fare quotidiano, febbrile, prometeico, che ci rende semplicemente operativi e non meditativi. Ecco, credo che questo passaggio di Heidegger potrebbe con diritto assumersi come definizione fondamentale della filosofia, come sapere meditativo che sospende il fare pratico e riflette esattamente con timbro meditativo su quella situazione in cui si fa sera, in cui le cose appaiono in una luce diversa, diversa rispetto a quella della loro utilizzabilità quotidiana, e cominciamo a pensare gli enti per quello che realmente sono nel loro orizzonte manifestativo che li fa enti in riferimento all'essere, ed è solo in questa dimensione che possono essere compresi forse appieno come parti, come manifestazioni dell'essere nella sua dimensione più ampia.